Eccoci qui, quinta puntata di Porcate sul Mindset, la rubrica che abbiamo lanciato da qualche giorno nonostante le mie vacanze, per cui tra l'altro mi scuserete se c'è un po' di rumori di sottofondo, ma ci dobbiamo arrangiare con quello che c'è qui in questo resort 5 stelle. In ogni caso, dicevo, la rubrica nella quale cerchiamo di fare un po' di chiarezza e soprattutto di eliminare tutte quelle informazioni fuorvianti che questa sciagurata disinformazione imperversa in Italia quando si parla di mindset e di riprogrammazione mentale. Allora, nella puntata di oggi vorrei affrontare una tematica che ritengo sia abbastanza complessa, per cui ci prendiamo il tempo necessario per affrontarla. Ti dico già che questo video potrebbe essere un po' più lungo del solito, perché mi rendo effettivamente conto che veramente c'è una profonda ignoranza su questo argomento. Cioè, mi rendo veramente conto che formatori di ogni calibro, ogni qualvolta fanno un corso sul mindset e trattano questo argomento, dimostrano di non aver capito nulla, per cui mi dispiace non poter fare anche qualche schemino e qualche disegnino, ma in realtà accedendo ai miei corsi avanzati avrete anche questa possibilità. E nel far questo vorrei, se mi permettete, aprire una piccola parentesi, proprio una premessa veramente velocissima, perché da una parte vorrei ringraziare studenti, diciamo aspiranti studenti che magari stanno prendendo in considerazione i miei percorsi. In questi ultimi giorni ci state tempestando di feedback positivi, di commenti in privato sia a me che ai vari consulenti su WhatsApp. So che anche, diciamo, avete questa tendenza, questo piacere a darci un commento, nella maggior parte dei casi negativo, su corsi di altri formatori che avete acquistato. Capite bene che, diciamo, questa non è una tematica che ci interessa particolarmente, perché che le informazioni fossero sbagliate era abbastanza evidente. Da questo punto di vista, l'unica cosa che vi posso, che diciamo posso porre all'attenzione di tutti quanti, è che se volete fare un percorso serio di riprogrammazione mentale, in questo momento c'è una promozione attiva che vi permette veramente, con 200 euro se avete acquistato, se siete vittima di uno di questi corsi, di portarvi a casa 12 ore di contenuto, lo starter kit del mindset, e poi ne parliamo con più calma. Dall'altra parte volevo anche dare un ringraziamento a tutti quegli studenti, se così si possono definire, che non riescono a togliersi la sciarpa al collo, perché in realtà più che studenti sono dei tifosi, per cui a queste persone non interessa sviluppare una consapevolezza dell'argomento, cioè non gli interessa prendere in maniera oggettiva la situazione e fare una critica costruttiva per capire dove veramente la verità, per capire cosa veramente funziona e cosa no. L'unica cosa che gli interessa è sbraitare contro il prossimo, insultare il prossimo, per difendere un'opinione, quella del loro formatore di cui fanno il tifo. Per cui ottimo così, vi auguro il successo più grande possibile che voi possiate desiderare. Fatte queste premesse, lanciamoci all'interno del discorso di oggi. Vorrei parlarvi delle tre tipologie di abitudini che possono essere oggetto del vostro percorso di riprogrammazione mentale, e in particolar modo del legame che sussiste tra gli esercizi che poi andate a fare e queste abitudini. Ora, per introdurre questo argomento dobbiamo prima di tutto capire, e questo ve l'avevo già detto qualche puntata fa, che quando si parla di riprogrammazione mentale, così come la spiega Bob Proctor, così come la spiega Maxwell Maltz, Dan Kennedy, Erniting e via discorrendo, dobbiamo prestare una profonda attenzione ai dettagli, perché è veramente questo che fa la differenza. E nell'analizzare i dettagli dobbiamo renderci conto che il significato che magari possiamo attribuire a parole o concetti nel linguaggio comune necessita da parte nostra uno sforzo di percezione e di reinterpretazione, perché evidentemente con la riprogrammazione mentale quello che andiamo a fare è scavare nel profondo e quindi in qualche modo anche reinterpretare dei concetti e dei significati che magari sono profondamente radicati nel nostro parlato. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che nel linguaggio comune della lingua italiana, quando si parla di abitudine, si fa più che altro riferimento ad un comportamento rutinario, appunto abitudinario, come si suol dire, per cui in qualche modo quando ci si approccia all'inizio alla riprogrammazione mentale, il legame che immediatamente scatta nella vostra mente è abitudine, stiamo parlando di azioni, quindi stiamo parlando di cambiare le mie azioni, quindi se io cambio un'abitudine cambio una mia azione. Ecco, questo è in parte vero e in parte sbagliato, perché in realtà quando si parla di abitudini si parla di idee che andiamo a impiantare nel nostro inconscio. Queste idee, e quindi conseguentemente le categorie di abitudini che possiamo avere, sono fondamentalmente tre. Abbiamo le abitudini comportamentali, abbiamo le abitudini credenziali e abbiamo le abitudini personali.
E se è vero che tutto quello che c'è a livello diciamo, della nostra mente inconscia, quindi tutte le abitudini che c'è nel nostro inconscio, producono delle azioni, è altrettanto vero che non c'è una correlazione diretta tra abitudine e azione. Per cui quello che vorrei che voi capiste è che quando fate riprogrammazione mentale, non è che state necessariamente lavorando su cambiare una specifica azione, perché la verità è che se voi state facendo la riprogrammazione mentale nel modo corretto, per cui vi state ponendo un obiettivo che volete raggiungere, voi in questo momento non lo sapete quali sono le azioni che vi serve compiere per ottenere questo risultato. Perché se no, invece di guardare questo video e comprare corsi e corsettini di mindset, stareste facendo quelle azioni che vi servono per ottenere un certo risultato. Per cui fare riprogrammazione mentale incaponendosi che bisogna cambiare un'abitudine comportamentale, come esempio svegliarsi la mattina presto, oppure invece che mangiare la carne mangiare le verdure, oltre ad essere una cosa demenziale, è una cosa che non ha alcuna attinenza pratica con i risultati che volete ottenere. Perché, ripeto ancora una volta, voi non sapete quali sono le azioni che in questo momento vi serve porre in essere per ottenere il vostro risultato. Quindi abbiamo detto che ci sono tre tipologie di abitudini: comportamentali, credenziali e personali. Le abitudini comportamentali sono quella tipologia di abitudine, se mi passate il termine, più scarsa, scusate, mi viene in mente questa parola adesso, è sbagliato dire scarsa, diciamo che in ordine di priorità di importanza sono quelle meno importanti, sono quelle che appunto nel linguaggio comune identifichiamo come quei comportamenti abitudinari, rutinari, per cui il fatto che vi svegliate la mattina presto tardi, il fatto che magari quando guidate posizionate le vostre mani in un certo modo sul volante, il fatto che magari quando ascoltate qualcosa di interessante vi toccate il mento, la faccia in qualche modo, quindi sono quelle che magari a volte chiamiamo anche tic, e quindi sono dei micro comportamenti che sono abitudinari per noi, perché fondamentalmente senza neanche rendercene conto o li abbiamo praticati in maniera costante nel tempo, e qui ci ricolleghiamo, no, a quel video di qualche giorno fa in cui si parlava della differenza fra atleti e mindset. L'atleta lavora su un'abitudine comportamentale perché sa esattamente qual è l'azione che deve compiere per ottenere un certo risultato e quindi la ripete in maniera costante fino a quando non diventa armonioso per lui porre in essere questa azione. Dall'altra parte ci sono le abitudini credenziali. Le abitudini credenziali sono quelle che voi non capite essere la base dei paradigmi. Scusate se sono diretto, però ragazzi, ad una certa, no, dopo 18 mesi siete di coccio, duri come proprio il tavolo di legno che ho qui sotto. I vostri paradigmi sono, ogni singolo paradigma è una moltitudine di abitudini, come dice Bob Proctor. Per cui che cosa significa paradigma? Il paradigma è un framework, è un modello con il quale interpretate e attribuite un significato ad un certo argomento. Quindi ad esempio voi potreste avere, ognuno di voi sicuramente avrà un paradigma sul denaro, quindi ognuno di voi avrà un modo in cui pensa e interpreta il concetto del denaro. Questo modello che appunto utilizzate per dare un significato al denaro è frutto di una serie, di una moltitudine di abitudini credenziali. Per cui prendiamo, diciamo, un esempio classico che sono sicuro farà parte dell'esperienza di vita vissuta di ognuno di voi. Da piccoli ci è sempre stato detto che i soldi non crescono sugli alberi, che i soldi non vanno messi in bocca perché sono sporchi, che i soldi sono difficili da fare, che i soldi vanno conservati in maniera gelosa perché sono preziosi, che bisogna spaccarsi la schiena per avere i soldi, che magari bisogna, non lo so, andare a scuola o trovare un lavoro, e tante altre idee, tante altre abitudini credenziali con le quali ognuno di noi è cresciuto. Questo ammontare di abitudini credenziali nel complesso determina il modo in cui voi oggi guardate e pensate ai soldi. E chiaramente questo stesso ragionamento lo possiamo estendere per qualunque altro tipo di paradigma voi vogliate prendere in considerazione, quindi non lo so, il paradigma del tempo, il paradigma del business, il paradigma dell'imprenditoria, il paradigma, attenzione, un paradigma è anche l'argomento che voi andate a studiare, per cui quando voi ad esempio volete studiare un corso di marketing, quello che state facendo, senza neanche rendervene conto, è cambiare il vostro paradigma sul marketing. Quindi ecco perché qualche puntata fa, non mi ricordo se questo video è uscito o meno, ma ve lo anticipo, il programma che voi utilizzate per studiare, quindi questo metodo di studio rivoluzionario, dovrebbe essere esattamente lo stesso programma che utilizzate per cambiare i paradigmi. Per cui se nei corsi ai quali avete avuto accesso ci sono programmi diversi per interiorizzare quando si parla di studio e interiorizzare quando si parla di cambiare i paradigmi, c'è qualcosa che non va, perché il processo è lo stesso. Infine, in questa sorta di classifica di priorità delle abitudini, abbiamo le abitudini personali.
Quindi le idee sulla persona che ognuno di noi ha su se stesso, quindi le idee sul tipo di persona che credi di essere, sulle capacità che pensi di avere, su quello che invece non credi essere la tua portata. Quindi sono squisitamente idee che riguardano la tua persona e le tue capacità. E a differenza delle abitudini credenziali, che spesso e volentieri sono qualcosa che ci accomuna, infatti uno dei diciamo, è una cosa che è facile da constatare, è che decennio dopo decennio le società che si sviluppano in un paese piuttosto che in un altro hanno in comune dei concetti, degli ideali, delle credenze, chiamatele come le vuoi, dei paradigmi. Per cui chi magari è cresciuto negli anni 60 aveva un certo modo di intendere la vita e che era pressoché simile per tutte le persone che vivevano in quel periodo storico. Chi magari è nato negli anni 2000 avrà un modo letteralmente diverso di interpretare il senso della vita e tutto quello che ne deriva. Quindi, quando si parla di paradigmi, spesso si ha a che fare con abitudini credenziali che in qualche modo accomunano persone che appartengono ad uno stesso nucleo, sia esso una famiglia, sia esso una società, un paese, una nazione, e via discorrendo. Le abitudini personali, invece, come forse lascia intendere la parola stessa, sono delle abitudini specifiche, sono delle abitudini personali che riguardano semplicemente voi stessi. E perché questo? Perché in realtà sono delle idee che voi avete sviluppato a fronte di che cosa? A fronte delle esperienze che avete fatto, quindi fallimenti, successi, risultati positivi, risultati negativi. E a fronte dei giudizi, delle idee, delle opinioni che gli altri vi hanno dato. Quindi il fatto che magari in famiglia vi abbiano etichettati come una persona generosa, o una persona brava, o una persona che non è in grado di fare nulla, e via discorrendo, piuttosto che idee che magari avete sentito a scuola, quando si parla di relazioni con gli amici, ci siamo insomma capiti. Quindi da questo diciamo, panoramica, che cosa emerge? Che quando si parla di abitudini non si parla sempre della stessa cosa, ci sono categorie differenti e per questo motivo ci sono esercizi differenti che vanno fatti a seconda dell'abitudine che abbiamo, della tipologia di abitudine che vogliamo andare a cambiare. Da questo punto di vista, sia che tu mi stia seguendo su Facebook o su YouTube in questo momento, se sei su Instagram sei sfortunato, in ogni caso trovi tanto materiale gratuito, dove spiego anche le diverse tipologie di esercizio che dovresti utilizzare per cambiare le varie tipologie di abitudini. Da questo punto di vista, probabilmente il modo migliore per avere, senza diciamo dover andare in giro, no, per il mio canale YouTube a cercare video, proprio il modo migliore per avere un qualcosa di strutturato è sicuramente il reset mentale, che è un corso gratuito, trovi il link probabilmente in descrizione. È un corso completamente gratuito di qualche ora che ti dà proprio le basi, ti fa capire magari con un po' più di calma, un po' più in profondità, questi concetti che ti sto esponendo in questo video. Dopodiché parliamo anche di starter kit, perché visto il costo magari potrebbe essere una cosa che ha senso fare, un investimento che ha senso fare per te, ma ne parliamo dopo. Quando si parla di esercizi, quindi che cosa succede? Che fatta questa premessa, la difficoltà, l'ignoranza, mi permetto di dire, che a volte si manifesta nel modo in cui vengono comunicati questi concetti, è il credere che praticamente ci sia una sorta di visione a compartimenti stagni degli argomenti che ti ho appena detto. Per cui sembra quasi che noi prima facciamo degli esercizi, tipo, giusto per prendere uno tanto chiacchierato, la ripetizione. Quindi iniziamo a fare ore e ore e ore e ore di ascolto di non si sa bene quale argomento. E poi, una volta fatto questo, mettiamo pausa ed iniziamo a compiere delle azioni. Azioni che magari non c'entrano nulla, no? Con i contenuti che abbiamo usufruito sotto forma di immersione. Ecco, questa è una dimostrazione di come si debba fare, questo è diciamo il modo in cui si fa il modo sbagliato in cui si fa la riprogrammazione mentale. Quando si parla di un programma di esercizi, di un percorso strutturato, come quello del sottoscritto, si parla proprio di questo, cioè la riprogrammazione mentale è un processo, è come se voi voleste cucinare una pizza. Ci sono una serie di passaggi ed una serie di ingredienti di cui necessitate, e questi ingredienti e questi passaggi, quindi le tecniche di cottura, se così le vogliamo chiamare, non possono essere fatte a casaccio. Non è che tipo un giorno preparate la farina e poi dopo un mese vi ricordate di metterci il pomodoro e poi dopo 14 anni la mettete nel forno. Ci deve essere una sequenza con chiaramente delle tempistiche
a fronte della quale voi portate in essere un programma di esercizi, perché la riprogrammazione mentale è un processo, non è una singola cosa presa a caso perché va di moda fare l'immersione o perché va di moda dalla carne mangiare le verdure e via discorrendo. Da questo punto di vista, cosa vorrei passarvi come concetto? Che non soltanto queste abitudini sono differenti, che non soltanto abitudine non significa per forza porre in essere un'azione, che non soltanto dovete avere un percorso nel quale c'è una sequenza logica, pensata, provata sulla pelle delle persone mediante la quale fare gli esercizi di programmazione mentale, ma l'interpretazione che proviene da un video di Bob Proctor di cui adesso vi parlo, secondo la quale voi fate un po' di ore di ascolto e poi iniziate ad apportare dei cambiamenti a casaccio giusto per dimostrare non si sa bene a chi, a che cosa, che voi potete cambiare, è una profonda cagata. Cagata, questo è il termine che vorrei utilizzare. Da che cosa deriva questa interpretazione? Dal fatto che un giorno Bob Proctor fece un video nel quale, che tra l'altro è un messaggio che ogni tanto reitera anche durante il paradigm shift, e da questo punto di vista apro un'altra parentesi così mi tolgo un sassolino dalla scarpa. Il paradigm shift è come se fosse un webinar. Ora, non vorrei in alcun modo che passasse il messaggio che sto criticando Bob Proctor, visto che studio anche da Bob Proctor, però vorrei che iniziasse a capire un concetto, che se i corsi gratuiti, no, a cui vi iscrivete costantemente su Facebook li ritenete essere qualcosa di poco utile perché non dà tutte le informazioni, bla 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 bla, lo stesso principio lo dovreste applicare al paradigm shift, che non è nient'altro che il punto d'ingresso dell'azione di marketing di Bob Proctor. Se voi andate dal vivo al paradigm shift o lo fate in digitale, dopo che sono finite le sessioni c'è qualcuno che vi contatta per vendervi qualcosa. Questo giusto per chiarire, per farvi capire come il paradigm shift non è un corso di Bob Proctor. Sicuramente ci sono informazioni interessanti, sicuramente ci sono informazioni corrette, ma non è il 100% della riprogrammazione mentale, se no lo stesso Bob Proctor non venderebbe corsi da decine di migliaia di dollari o euro. Quindi, detta anche questa cosa, il punto che vorrei che vi fosse chiaro qual è? Che quello che Bob Proctor ogni tanto dice è che per renderci conto di quanto possa essere complesso apportare un cambiamento, possiamo sperimentare questa sensazione, questa difficoltà, provando a cambiare dei comportamenti rutinari che siamo soliti fare. Per cui lui dice, volete rendervi conto quanto è difficile cambiare un paradigma? Perfetto, iniziate a scrivere con la mano sinistra e vi renderete conto di che cosa significa. Vi renderete conto che nel momento in cui prenderete in mano con la mano sinistra o con la mano destra, se siete mancini, la penna, già iniziate a sentire una sensazione di discomfort, di disagio, perché non siete abituati a tenere la penna in quel modo. Ancora peggio se poi provate a scrivere, e ancora peggio se poi provate a guardare il risultato che avete ottenuto. Questo non significa che la riprogrammazione mentale sia scrivere frasi con la mano opposta. Mi rendo conto che per chi magari ha già fatto un po' di studi questa cosa possa sembrare banale, dice, ma Roberto veramente stai spiegando questa cosa? Sì, veramente sto spiegando questa cosa, perché purtroppo la maggior parte degli italiani, o perché non capisce l'inglese o perché prende informazioni da veramente ziapina, non ha capito questo concetto. Quindi la gente è convinta che i paradigmi si cambiano scrivendo con la mano opposta una frase. Quello era soltanto un esempio per farvi capire di che cosa significa uscire dalla zona di comfort, di che cosa significa apportare un cambiamento su un qualcosa alla quale voi siete profondamente radicati e abituati. Ma attenzione, perché i cambiamenti non per forza si possono percepire e sperimentare facendo azioni. Cioè, se voi dovete cambiare un vostro comportamento, è chiaro che ed è immediato che quello su cui andate a intervenire è l'azione. Ma se voi dovete cambiare un vostro paradigma, cioè se voi dovete cambiare il modo in cui interpretate i soldi, quindi un discorso che poi ha una che diciamo poi si può manifestare in modi diversi, nel modo in cui spendete i soldi, nel modo in cui guadagnate i soldi, nel modo in cui regalate i soldi agli altri, quindi ha accezioni e modi di manifestarsi differenti, è evidente che non ci può essere un unico singolo comportamento che rappresenta al 100% il cambiamento di paradigma che volete fare. Ed è proprio per questo motivo che si parte dal in qualche modo testare una moltitudine di abitudini credenziali fino a trovare quelle che messe insieme rappresentano le basi del paradigma. Cioè, vi regalo anche questo concetto,
il modo migliore per riuscire ad apportare un cambiamento di paradigma è rendersi conto quali siano le basi di questo paradigma. È come se fosse un muro di mattoni e quello che voi state cercando è la base di questo muro. Quali sono i mattoni su cui si fonda tutto il muro? Perché se trovate questi mattoni e li cambiate, di conseguenza cambierà il vostro paradigma. Ecco perché a volte il cambio di paradigma, invece che farlo tramite la ripetizione, quindi l'immersione di ascolti, di contenuti, lo si può fare con lo shock emotivo. Perché a volte basta sentire una sola frase, come mi è successo qualche anno fa durante il wake up call, per boom cambiare il vostro paradigma, perché esattamente quella era la frase, il concetto, l'idea, l'abitudine credenziale su cui si fondava tutto il vostro paradigma. Quindi spero che con questo video inizi a essere un po' più chiaro qual è il discorso, e se volessimo in qualche modo riassumerlo, il discorso è che la riprogrammazione mentale non è un qualcosa che come qualcuno vuole far passare, che praticamente si può affrontare o in maniera sbrigativa o stile universitario facendo ricerche e contro ricerche. No, io qui non vi sto prendendo libri e vomitando contenuto, lo potrei fare, potremmo stare qui ore e ore e giorni e vi potrei vomitare ore e ore e ore e ore di contenuto, da Bob Proctor ad Earl Nightingale a persone che probabilmente non avete neanche mai sentito nella vostra storia. Ma non è questo il punto è capire che la riprogrammazione mentale è un qualcosa di un po' più complesso rispetto a quello che può essere, e mi permetterete questa banalizzazione, il prendere, l'avviare una campagna su Facebook, fare un'azione di marketing, il lanciare un libretto del self-publishing. È qualcosa di un po' più complesso, e siccome è un po' più complesso, quello che richiede è una totale consapevolezza dell'argomento, cioè voi non potete muovere un dito e quindi non potete fare un cazzo di esercizio, scusate se sono diretto, se prima non avete esattamente capito di che cosa si sta parlando. E se voi continuate a confondere azioni e abitudini, se voi continuate a non capire che le abitudini sono diverse, se voi non continuate a non capire che ogni tanto Bob Proctor fa degli esempi, non vi sta dicendo come si fa la riprogrammazione mentale, specialmente se è un video gratuito su YouTube, signori miei, vi mancano le basi. E quindi non è un discorso di voler complicare, non è un discorso di voler dare un contenuto sintetico, pratico, bla bla bla, è proprio un discorso che non avete capito niente, e se non avete capito niente non potrete ottenere risultati adeguati. Quindi, da questo punto di vista, la soluzione che vi invito, le soluzioni che vi invito a prendere in considerazione, poi fate il vostro gioco, ci mancherebbe altro, non posso entrare nella vostra mente e convincervi di qualcosa di diverso, ma quello che io farei, quello che io ho fatto quando mi sono iniziato ad accingere a questa materia, è stato innanzitutto quello di prendere informazioni e affidarmi a persone che potessero portare fatti concreti, non parole, fatti, dimostrazioni, che quello di cui parlavano lo avevano prima di tutto applicato sulla propria pelle, e in seconda battuta era qualcosa che era stato di aiuto anche ad altri. Fatta questa ricerca, quindi fatto questo scouting e questa analisi delle diverse alternative, il punto di partenza è rendersi conto che all'interno di un percorso di riprogrammazione mentale ci sono una serie di sfaccettature, di differenze che dipendono dal fatto che ognuno di noi è diverso. Cioè, vorrei che voi iniziaste a capire che se dovete lavorare sulla vostra immagine, quindi dobbiamo parlare di abitudini personali, le vostre abitudini personali le potete sapere soltanto voi, come? Facendo un'apposita attività di introspezione. Se stiamo parlando di cambiare paradigmi, come ad esempio il paradigma sul denaro, io non lo so quali sono in questo momento le vostre abitudini credenziali su cui si basa questo paradigma, per cui non è un voler rendere la situazione complessa, è proprio il dirvi in maniera totale, trasparente e disinteressata, poi potete scegliere da chi diavolo volete, che la riprogrammazione mentale non è una cosa banale, per cui prima bisogna capire, bisogna veramente avere consapevolezza delle basi teoriche per fare riprogrammazione mentale. Da questo punto di vista, il modo in cui io sto cercando di aiutare più persone possibili è rappresentato dallo Starter Kit del Mindset. Che cos'è lo Starter Kit del Mindset? È un conglomerato di oltre 12 ore di contenuto, 12 ore di contenuto, che raccoglie due corsi al suo interno, Game Over e Riprogrammazione Mentale per Principianti. Queste 12 ore vi permettono di adempiere a due specifici bisogni. Punto numero uno: iniziare a capirci veramente qualcosa, iniziare ad avere una base solida che non è fatta di opinioni. Cioè, in queste ore non sto qui a dirvi sono diventato ricco perché ho fatto questo, perché in realtà questa cosa potrebbe anche non interessarvi. Punto numero uno, perché magari avete un altro obiettivo, e punto numero due, perché molto probabilmente il mio pregresso era diverso dal vostro.
Quindi non vi parlo di opinioni, di sentiti dire, di secondo me, vi parlo squisitamente di concetti teorici che non ho evidentemente inventato io, perché casomai non fosse chiaro, stiamo parlando di un argomento che ha oltre un secolo di storia. Quindi la prima cosa di cui ci andiamo a preoccupare è di fornirvi le basi teoriche. Il secondo aspetto che evidentemente credo sia emerso essere altamente importante è l'andare a darvi una visione corretta di come si fanno gli esercizi e di quali sono gli esercizi. Quindi dentro questo starter kit del mindset, all'interno di queste 12 ore, trovate anche una panoramica di quelli che sono gli esercizi, di come vanno fatti, e rispondo anche alle comuni domande che sorgono, dubbi che sorgono, che sono leciti, che è giusto che sorgano, nel momento in cui vi accingete, giusto, a fare riprogrammazione mentale. E qui vorrei passarvi un messaggio: non sentitevi stupidi o in difetto perché fate una domanda. Questo lo dico anche ai miei studenti, che vabbè, questa cosa l'hanno sentita milioni di volte durante il circo dei vincenti. Non faccio altro che stimolare gli studenti a fare domande, a togliere i dubbi. Non è un qualcosa di negativo avere dubbi, quindi soprattutto quando si parla di riprogrammazione mentale, per cui non è che dovete chiudere gli occhi e staccare il ragionamento e prendere per buono quello che qualcuno vi dice, semplicemente perché lui pensa di essere sceso, no, dalla montagna. Quello che dovete fare è mettere in discussione in maniera oggettiva gli argomenti con i quali vi trovate a fronteggiarvi, anche perché vi dico anche un'altra cosa, che se non vi mettete in condizione di cambiare prima di tutto un paradigma, che è quello per fare la riprogrammazione mentale, non potrei fare nulla, perché semplicemente vi ritroverete, e l'ho sperimentato sulla mia pelle, in una situazione nella quale voi fate gli esercizi senza capire perché li fate, sperando che funzionino, ma continuando ad avere il dubbio che c'è qualcosa che non torna, che manca un pezzettino. Anche questa è una frase che sento spesso dai miei studenti. Quindi dentro lo starter kit del mindset trovate tutte le risposte, tutte le informazioni che vi servono per partire, per iniziare in maniera corretta a fare riprogrammazione mentale. Lo starter kit del mindset è una soluzione pensata per venire incontro alle esigenze di chi ha poco budget. Quindi se mi seguite da tempo sapete già che i miei percorsi avanzati hanno un costo importante, un costo che però mi posso permettere di mantenere, un prezzo che mi posso mantenere perché la qualità delle informazioni è talmente elevata che in 18 mesi non c'è stata una persona che si è lamentata. E i risultati parlano, quelli dimostrati con le dashboard, non quelli millantati, ma in ogni caso sono consapevole del fatto che ci possono essere aspiranti imprenditori, aspiranti studenti che magari vogliono iniziare, si rendono conto che il mindset è fondamentale e però non hanno giustamente il budget per poter iniziare con un percorso avanzato. Perfetto, piuttosto che farvi andare in giro ed essere vittima delle porcate del mindset, lo starter kit del mindset è la soluzione che vi serve per assicurarvi di avere le informazioni corrette provenienti da una persona che sono 3 anni che fa riprogrammazione mentale ogni singolo giorno, non a parole ma con i fatti, che è un motto che da sempre mi contraddistingue. Non è un caso se, ora non vorrei peccare di presunzione e non sono a conoscenza di tutto il mondo, di tutto l'universo della Bob Proctor, ma mi risulta che ad oggi non ci sia uno studente italiano che abbia avuto un riconoscimento direttamente alla società di Bob Proctor, cosa che ho ricevuto qualche settimana fa. Quindi questo giusto anche per farvi capire di come a parole tutti quanti hanno fatto riprogrammazione mentale, poi però mancano i fatti e le evidenze. Dicevo, lo starter kit del mindset, che è una soluzione a basso costo, prevede due possibilità. La prima, che costa 299 euro, vi mette in condizione di accedere alle 12 ore di contenuto di cui sopra. La seconda, che costa 399 euro, oltre le 12 ore, vi permette di avere una consulenza di 20 minuti gratuita, cioè gratuita, compresa nel prezzo, direttamente con il sottoscritto. Questa è un'occasione che potete sfruttare per togliervi dubbi, per magari raccontarmi quello che avete fatto, per cercare di capire qual è il modo migliore per iniziare con gli esercizi. Quindi è sicuramente è una cosa che ritengo sia giusto mettere sul piatto, mettendoci anche la faccia, perché evidentemente fare consulenza significa poi dimostrare concretamente che si conosce l'argomento, che si può indirizzare qualcuno a fare qualcosa, e lo ritengo sia un'opportunità che è giusto dare a più persone possibili, soprattutto a chi magari non, in questo momento non ha la possibilità di accedere a percorsi avanzati e diciamo soluzioni che prevedono un numero importante di ore di consulenza. Come se tutto questo già non bastasse, entrambe le soluzioni dello starter kit le potete avere a un prezzo ulteriormente di favore, quindi uno sconto di 100 euro, nel momento in cui
certificate di essere stati vittime di uno o più corsi che portano che raccontano le porcate sul mindset. Quindi quello che dovete fare semplicemente è farci vedere la prova di acquisto di uno dei tanti corsettini che ci sono in giro. Se questo corsettino, evidentemente i miei consulenti sanno già i nomi e i cognomi di questi corsettini, se questo corsettino è considerato dal sottoscritto una porcata sul mindset, avrete diritto a ricevere 100 euro di sconto. Quindi non è che se mi portate i corsi di Bob Proctor vi faccio lo sconto di 100 euro, perché fino a prova contraria mi sto riferendo a qualcun altro. Detto questo, video è andato, video più lungo del solito, ma ve l'avevo già detto. Mi raccomando di continuare a seguirmi sia su YouTube che su Facebook, perché la rubrica delle porcate sul mindset è soltanto all'inizio. Fate il vostro gioco e, come sempre, al vostro successo.